Buona la prima. La rievocazione storica dedicata all'antico Sannio e alla colonizzazione da parte dei Romani ha fatto registrare un numero confortante di presenze nel centro storico di Isernia. Visite guidate, lezioni di storia, parate e combattimenti tra Sanniti e Romani in costume d'epoca, oltre alle degustazioni di specialità gastronomiche, hanno conquistato il pubblico. Abbiamo fatto rete per fare questo e abbiamo l'intenzione proprio di portare avanti questo discorso che va dal Paleolitico alla Seconda Guerra Mondiale. Isernia ha scritto tanti capitoli di storia, dal periodo che noi oggi andiamo a raccontare a quello medievale, a quello risorgimentale e tragici eventi della Seconda Guerra Mondiale. A dare il via alla giornata, le visite guidate curate dall'archeologo Luca Inno, che hanno permesso ai partecipanti di saperne di più sulle antiche mura della città e sui tesori della colonia latina nascosti sotto la cattedrale. L'area sacra di Isernia è composta attualmente da due edifici di culto, uno di fondazione colonia, quindi il più antico, grosso modo ci aggiriamo al III secolo a.C., e il secondo di dimensioni più piccole del I secolo a.C. Momento clou di Eserninorum, la seconda parte della giornata, con la relazione di Nicola Mastronardi, che ha sottolineato la grandezza del popolo sannita e la necessità di creare un brand intorno a un periodo storico che ha avuto il Molise per protagonista, e quella di Franco Valente, che a sua volta ha parlato delle contaminazioni sannite, romane e longobarde che hanno segnato la storia di Isernia. Nel frattempo, le esibizioni dei gruppi di rievocazione storica Safinos e Legio Prima Minervia hanno dato il meglio con le loro rappresentazioni e con costumi curati nei minimi dettagli. La nostra associazione culturale si occupa della, appunto, ricostruzione storica di quella che è la componente militare della società dell'antico Sannio, del IV e III secolo a.C., quindi il periodo in cui il Sannio si contendeva con Roma l'egemonia sul centro Italia. Io dico sempre in maniera scherzosa ma non troppo che questo è il nostro vero lavoro, perché chiaramente il nostro tempo libero viene sempre dedicato alla ricerca, allo studio e alla costruzione dei materiali. In realtà quello che viene spesso fornito e illustrato nei film non corrisponde a verità. Quindi dietro per forza c'è un grande studio.